Sabato 26 gennaio 2008 al West Florence Centro Congressi Classe di Campi Bisenzio, ventesimo evento dalla costituzione da parte di Bruno Migneco della Scatola Magica, un cenacolo della cultura iniziato circa 2 anni fa che ogni mese ha regalato ai suoi ospiti manifestazioni culturali fra le quali hanno fatto spicco le mostre d'arte. Infatti anche stasera saranno ben 7 le mostre inaugurate in contemporanea all'interno delle sale della struttura alberghiera. Fra queste, la mostra ovviamente più importante, quella dedicata a Silvio Loffredo, presente con 11 opere di grandi dimensioni. Al maestro è stato tributato un omaggio da parte di altri suoi giovani colleghi, giovani e meno giovani, fra i quali il maestro Piero Panza, Filippo Maria Topi, la pittrice pratese Rita Zampini, la pittrice fiorentina già allieva all'Accademia di Silvio Loffredo Carla Fossi, la giovane pittrice fiorentina ma nativa di Napoli Milena Prestia e poi la scultrice Loretta Zagli Confalonieri. Insieme a Bruno Migneco, presidente della Scatola Magica e il Cenacolo della Cultura, e Adriano Castellucci, lo chef del ristorante Class, siamo in attesa di fronte a questa scala che ci ricorda Wanda Osiris dell'arrivo degli ospiti, perché proprio nella soprastante sala del biliardo fra qualche minuto ci sarà il brindisi di inaugurazione. Stiamo aspettando l'assessore alle tradizioni del Comune di Firenze Eugenio Giani per l'inaugurazione ufficiale delle mostre, in particolare per quella di Silvio Loffredo, artista al quale l'assessore Giani è particolarmente legato. E poi ci sarà l'assessore allo sviluppo economico del Comune di Campi Bisenzio Salvi, Stefano Salvi, è atteso anche l'assessore alla cultura del Comune di Ponte Assieve Alessandro Sarti, che inviterà i presenti, ma per tramite nostro anche i telespettatori, a visitare la mostra evento di questi ultimi di queste ultime settimane, la mostra di Renato Guttuso a Ponte Assieve. Bruno, sono 20 gli eventi che sei riuscito ad allestire dal giorno in cui hai avuto l'idea di costituire il Cenacolo della Cultura, la Scatola Magica. Beh, devo intanto ringraziare te, perché io ho avuto l'idea, ma te me l'hai portata e me l'hai costruita. Io l'ho testimoniata, diciamo, ai nostri testimoni. Per cui, diciamo, abbiamo fatto ancora un altro passo avanti. Questa sera vedere un novantenne che si scomoda per venire qui a Campi e mi ha riempito di orgoglio, e per cui, diciamo, anche stasera è stata, penso sarà una serata di grande prestigio, indimenticabile, come sono state indimenticabili anche quelle già fatte. Ecco, per onorare Silvio Loffredo, la sua napoletanità, Adriano Castellucci ha pensato di predisporre un menù tipicamente partenopeo. Sì, praticamente la cucina è già pronta, i miei cuochi sono già operativi, abbiamo preparato un menù tradizionale dedicato alla città di Napoli. Praticamente si parte con una bruschetta di Nina a base di prosciutto, scamorza e radicchio rosso, un bel primo di risotto principe di Napoli a base di tartufo, mozzarella e pomodoro fresco, una bella arista alla guappino con aglio e chiodo di garofano, la caponatina e non può mancare con un menù così delizioso la classica pastiera napoletana con i babà. Mi auguro che gli ospiti che saranno qui a cena da noi apprezzino tutto questo menù, perché è particolarmente molto caro a me, perché essendo stato imbarcato anche su alcune navi da crociera mi ha riportato un po', diciamo, indietro ai momenti, insomma, abbastanza belli. E Bruno Migneco stasera, per immergere il pubblico in questa atmosfera di napoletanità, ha voluto invitare un cantante napoletano molto bravo, Enzo Carro, che ci ha promesso le canzoni più belle del repertorio classico napoletano. Diciamo che mi ha promesso, ci porterà su un caffè Chantal, così come si usava ai vecchi tempi, per cui questo ritorno mi riempie ancora di emozione. Nel corso della serata il regista e commediografo Mario Recchia regalerà ai presenti una toccante poesia di Edoardo De Filippo. Quindi ci sono tutti gli ingredienti per questo tuffo di napoletanità a Campi Bisenzio. La regia vi proporrà ad uno gli eventi che si susseguiranno nel corso della serata. Stamattina a finestra si era buta e chi è trasutane? Chi si è settato un coppo parapetto
e con due pizze risa, ma guardate, addivinate, a morte. Ce n'è voluto tempo per capire che era morte in persona. E già, perché non era con l'occhio scafutato, con tutte rienda fuori e senza naso, come sempre hanno detto che era morte. Addò, ma quando mai? Era una vicchiarella con ciulella, mi pareva nonna. Sant'Anna era, gnorsì. Assessore alle tradizioni del Comune di Firenze, Eugenio Giani, nell'inaugurare ufficialmente la mostra, ha ricordato con particolare riguardo la figura di Silvio Loffredo, un fiorentino che ha portato alto il nome della città in tutto il mondo con la sua opera. Stasera ci sono all'inaugurazione 11 opere, tutte di grande respiro del maestro, una alle nostre spalle. Credo sia una mostra degna di un grande dell'arte, un grande vecchio dell'arte visiva contemporanea, una mostra che potrebbe essere il prologo però di un grande omaggio che la città di Firenze doverosamente dovrà prima o poi tributare a Silvio Loffredo. Sono perfettamente d'accordo. Del resto Silvio Loffredo io lo considero forse il più importante artista fiorentino vivente e mi impressiona ancora alle soglie dei 90 anni la sua lucidità, il suo modo di esprimersi, la profonda cultura che vi è dietro questo lavoro e questa ricerca artistica. Mi sono trovato anche recentemente a Cracovia, nella nostra città gemellata, una mostra con sue opere e l'eco internazionale della sua opera è qualcosa di straordinario e di ben presente a tutti gli esperti e a tutti gli amanti dell'arte. È importante poi che queste mostre riescano a stimolare come omaggio al grande maestro Loffredo la creatività di altri artisti che qui oggi espongono in una iniziativa che rilancia questo ambiente così come lo vuole il suo gestore dell'albergo Bruno Migneco come centro d'arte contemporanea con una costanza, una tenacia nel proporre iniziative di esposizione di arte figurativa che si ripete mese dopo mese e che ormai lo ha fatto diventare per tutti gli amanti dell'arte un punto di riferimento nell'area fiorentina. Sala delle colazioni è presente il giovane artista fiorentino Filippo Maria Topi, insieme a me c'è Giacomo Ferri, curatore della mostra e all'altro mio fianco ovviamente il protagonista della mostra stessa. Sì, siamo qua, abbiamo scelto queste opere e cercato un ambiente diciamo un po' più, come hai detto tu, luminoso per meglio rappresentare questi quadri che sono molto materici e quindi grazie anche alla luminosità della sala risaltano e con dei colori vivi che portano sempre in alto questa, diciamo, informale toscano alla fin fine, no? Io, tu lo sai, anche con l'amico Ciccia cerco di portare avanti un discorso sull'informale vivo e questo è un giovane rappresentante sicuramente degno di nota per questo motivo e non solo perché ha una mano che tu vedi e che i telespettatori possano vedere notevole.
Bene, è la prima volta che fa la sua comparsa nei nostri incontri con l'arte Filippo Maria Topi, quindi gli chiediamo un'autopresentazione a beneficio dei nostri telespettatori. Intanto ringrazio Ferri per i complimenti che mi ha fatto ora e praticamente ho portato le ultime opere realizzate negli ultimi mesi e ho cercato di dare, diciamo, un senso, una coerenza all'ultima, diciamo, produzione, lavorando con delle colorazioni abbastanza uniformi per realizzare per dare vita proprio allo stile che si connota, insomma, in queste ultime pitture. Vengo da una parte, diciamo, più figurativa e ora sono approdato un po' nella parte informale. Presto in inna priestaca, tu moscinna tu stalla. Presto in inna priestaca, tu moscinna tu stalla. Guaglio ca tiena, ca zumba tugliana così. Zomba ca piena, lo solo già stava trasi. Guaglio ca tiena, ca zumba tugliana così. Zomba ca piena, lo solo già stava trasi. Ogni giorno ve ne va, sempre tornata cai alla. Nella hall espone nuovamente Piero Panza, ovvero il Magritte di Champs sur les Bizans, come è stato soprannominato dopo il trasferimento del suo studio a Campi Bisenzio, dove ormai si è diventato uno degli artisti di riferimento di tutto il territorio, per la tua grande e lunga carriera nel mondo dell'arte. Caro Borghini, sei sempre gentile e pieno, direi, di bella attenzione, il che te ne ringrazio naturalmente. Sì, è vero, sono tornato qui al West Florence, come dire, alla frontiera praticamente, nel Far West quasi, e ne sono contento soprattutto per questo omaggio così ben congegnato e architettato al maestro Loffredo, che è una pietra, direi così, pesante per la cultura fiorentina e per noi artisti, per noi operatori delle arti visive. Quindi te ne sono grato. Una serata all'insegna della napoletanità. Tu sei un campano, anche se non sei di Napoli, sei no. della provincia di Salerno, ma stasera era dedicata all'intera tua regione, quindi una serata sia come per quanto riguarda la parte musicale, sia per quanto riguarda il menù. Stasera siamo riusciti, grazie anche alle opere di molti artisti partenopei, di ricreare questa magica atmosfera che per secoli è regnata a Napoli, anche se ora negli ultimi giorni questa atmosfera è compromessa da vicende che hanno poco di idilliaco. Sì, è vero, mi fa piacere che tu hai detto che sono un campano e non un napoletano, perché ognuno deve essere attaccato al proprio paese, non solo a quello nazionale, ma al paese dove lui è nato, perché solo dove è nato si sente cittadino, si sente le sue radici sono lì. Di solito il riferimento si fa alla città più grande vicino a noi, a Napoli, a Roma, no. Io sono di un piccolo paese. E ricordiamo il nome di questo. Si chiama Controne, sì. Un paese poco distante da Eboli, il famoso Eboli di Levi, quindi Eboli è già un paese quasi disastrato. Figurati, al mio paese non è arrivato neanche Cristo. Si era già fermato alla stazione precedente. Prima, quindi questa è la faccenda, cara Borghini. Se non fosse per l'arte che ci tira su e ci aiuta a vivere, e queste manifestazioni come stasera, è rallegrata, devo dirlo, con grande intelligenza e capacità dal maestro Carra, grande esponente della canzone napoletana. La notte tutta dorma, e io che vuoi dormire, pensando a nenna mia, ma senta sciapuli, li quarta d'ore sonana. A una, due, a tre, io te voglio ben assai, e tu non pensi a me, io te voglio ben assai, e tu non pensi a me.
Altro artista di provenienza partenopea, Milena Prestia, anche se le sue origini sono più a sud, sono in Sicilia, ma tu sei nata a Napoli, anche se ormai sei attiva artisticamente a Firenze da tantissimi anni, da sempre possiamo dire. Sì, dal 75 che sono a Firenze. Comunque niente, le mie origini siciliane mi portano praticamente tutte le estati di nuovo al mare, e quindi il mare è sempre presente, sempre presente nelle tue opere. E in questa mostra presento però una fuoriuscita dal mare, nel senso che ho dei piccoli voli o di farfalle o di gabbiani, e niente, sono i miei sogni, i miei desideri che si realizzano con i colori. Bene, le opere di Milena Prestia sono esposte all'ingresso del Centro Congressi CLAS. Come sa friccia che la luna chiena, lo mare ride, l'aria è serena, voi che facita miezza sta via, Santa Lucia, Santa Lucia, voi che facita miezza sta via, Santa Lucia, Santa Lucia. L'astro d'argento, placida è l'onda, prospero il vento, venite all'agile barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia, venite all'agile barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. Della scultrice fiorentina Loretta Zagli Confalonieri ci siamo occupati recentemente in occasione di una sua mostra personale nella sede della Casa di Dante, dell'Associazione di Artisti, che da oltre un secolo tramanda una tradizione pittorica e scultorea legata alla nostra regione, con una pinacoteca che ci ricorda il passaggio dei grandi artisti toscani, da Signorini a Fattori e ai grandi che li hanno seguiti fino ad oggi. Una delle recenti mostre è stata tenuta proprio dalla signora Zagli Confalonieri all'interno della Casa di Dante, ce ne siamo occupati, l'abbiamo proposta ai nostri telespettatori ed oggi siamo lieti di poter presentare nuovamente le sculture della signora in occasione di questa sua mostra personale all'interno delle sale del West Florence. Ci vuol presentare le opere? Le opere sono astratte, e anche se io faccio il figurativo, però in questo periodo prediligo più l'astratto. Ho cominciato come pittrice e mi ritrovo ad essere scultrice perché sono più affascinata dalla materia e dalle forme. Soprattutto i materiali che lei predilige. Il legno, questa però legno, e questa è terracotta, è trattata a bronzo. Mi piacerebbe anche scolpire la pietra, però è una cosa che ancora non sono riuscita, il marmo e la pietra, che non sono ancora riuscita a fare, ma mi propongo di farlo in seguito. E quali sono i temi che lei scandaglia magari più approfonditamente? A me piace molto il futurismo, il cubismo e tutta l'arte moderna e l'essenzialità della forma. Io cerco di queste forme di ricercare l'essenzialità.
All'interno del ristorante Class sono collocate le opere di Rita Zampini, pittrice pratese, consigliera dell'associazione fra artisti Il Chiassino di Prato, della quale ci siamo occupati spesso in occasione di mostre collettive. Oggi abbiamo la possibilità di vedere un numero considerevole di sue opere. Quante sono in tutto? Nove quadri, tutti paesaggi, parecchi alberi. Le ultime cose ho fatto tutti sugli alberi. Bene. Alberi ovviamente della tua terra, del territorio pratese. No, anche un po' in giro per l'Italia. Cos'ha l'albero di così particolare da coinvolgerti in maniera così totale? Ma ho preso un periodo che mi piace, insomma, fare boschi. Nel giardino d'inverno sono presenti le opere di Carla Fossi, pittrice fiorentina, giovanissima, si è diplomata al liceo artistico e ha completato la sua preparazione all'Accademia di Belle Arti di Firenze, frequentando il corso di pittura del maestro Silvio Loffredo, al quale ovviamente oggi Carla Fossi, come gli altri artisti presenti, tributa il suo omaggio. Esprime con naturalezza le sue qualità nella pittura d'olio, sperimentando anche tempera acrilica, pastello e disegno a lapis chiaroscuro. Viene attratta dal fascino del trompe-l'œil e dalla decorazione che affina frequentando il corso di tecnica di chiaroscuro del maestro Cavallini. Dopo esperienze nella modellazione in cera per la realizzazione di gioielli, approda nel 2004 al Bisonte, al corso dell'età libera del maestro Manuel Ortega. Inizia a dedicarsi all'incisione con passione dal 2006, è socia dell'associazione artistica Gadarte, ha partecipato a svariate mostre suscitando promettenti consensi. Nel 2007 ha vinto il primo premio di grafica Cardo d'Argento e il terzo premio di pittura al secondo premio nazionale di Montecatini per la pittura, scultura e poesia. Il lungo servizio realizzato al West Florence sabato 26 ottobre 2008 si conclude laddove è iniziato, cioè nella sala del biliardo, dove sono esposte le opere del maestro Silvio Loffredo. La cerimonia di inaugurazione alla presenza dell'assessore Gianni si è tenuta alle 20, sono passate oltre 4 ore, finalmente questa lunga serata si è conclusa, finalmente per chi sta lavorando ovviamente. Noi con Eva Komorowska, organizzatrice degli eventi del West Florence, concludiamo come sempre il servizio. Nel mese di febbraio, alla fine di febbraio, continueremo con la prossima mostra. Sempre chi è interessato per esporre presso il ristorante Class e West Florence dovrebbe rivolgersi a noi oppure direttamente all'albergo. E io volevo annunciare che questa serata, probabilmente riassunto, andrà nella nostra pagina, nuova pagina dedicata all'arte su Metropoli Day, che esce ogni venerdì sull'edicola di Firenze, di Piana e dintorni di Firenze, e sarà inserita nella pagina di Metropoli e nella pagina Incontri con l'arte.
questo tuffo di napoletanità a Campi Bisenzio, la regia vi proporrà ad uno gli eventi che si susseguiranno nel corso della serata. Stamattina a finestra si era buta. E chi è trasutane? Chi si è settato un coppo parapetto e con due pizze risa ma guardate, addivinate, a morte. Ce n'è voluto tempo per capire che era morte in persona. E già, perché non era con l'occhio scafutato, con tutte rienda fuori e senza naso, come sempre hanno detto che era morte. Addò, ma quando mai? Era una vecchiarella a conciulella, mi pareva nonna. Sant'Anna era, gnorsì. Assessore alle tradizioni del Comune di Firenze Eugenio Giani, nell'inaugurare ufficialmente la mostra, ha ricordato con particolare riguardo la figura di Silvio Loffredo, un fiorentino che ha portato alto il nome della città in tutto il mondo con la sua opera. Stasera ci sono all'inaugurazione 11 opere, tutte di grandi respiro del maestro, una alle nostre spalle. Credo sia una mostra degna di un grande dell'arte, un grande vecchio dell'arte visiva contemporanea, una mostra che potrebbe essere il prologo però di un grande omaggio che la città di Firenze doverosamente dovrà prima o poi tributare a Silvio Loffredo. Sono perfettamente d'accordo. Del resto Silvio Loffredo io lo considero forse il più importante artista fiorentino vivente e mi impressiona ancora alle soglie dei 90 anni la sua lucidità, il suo modo di esprimersi, la profonda cultura che vi è dietro questo lavoro e questa ricerca artistica. Mi sono trovato anche recentemente a Cracovia, nella nostra città gemellata, una mostra con sue opere e l'eco internazionale della sua opera è qualcosa di straordinario e di ben presente a tutti gli esperti e a tutti gli amanti dell'arte. È importante poi che queste mostre riescano a stimolare come omaggio al grande maestro Loffredo la creatività di altri artisti che qui oggi espongono in una iniziativa che rilancia questo ambiente così come lo vuole il suo gestore dell'albergo Bruno Migneco come centro d'arte contemporanea con una costanza, una tenacia nel proporre iniziative di esposizione di arte figurativa che si ripete mese dopo mese e che ormai lo ha fatto diventare per tutti gli amanti dell'arte un punto di riferimento nell'area fiorentina. Sala delle colazioni è presente il giovane artista fiorentino Filippo Maria Topi, insieme a me c'è Giacomo Ferri, curatore della mostra e all'altro mio fianco ovviamente il protagonista della mostra stessa. Sì, siamo qua, abbiamo scelto queste opere e cercato un ambiente diciamo un po' più, come hai detto tu, luminoso per meglio rappresentare questi quadri che sono molto materici e quindi grazie anche alla luminosità della sala risaltano e con dei colori vivi che portano sempre in alto questa, diciamo, informale toscana alla fin fine, no? Io, tu lo sai, anche con l'amico
ciccia, cerco di portare avanti un discorso sull'informale vivo. E questo è un giovane rappresentante sicuramente degno di nota per questo motivo, e non solo perché ha una mano che tu vedi e che i telespettatori possano vedere notevole. Bene, è la prima volta che fa la sua comparsa nei nostri incontri con l'arte Filippo Maria Topi, quindi gli chiediamo un'autopresentazione a beneficio dei nostri telespettatori. Intanto ringrazio Ferri per i complimenti che mi ha fatto ora, e praticamente ho portato le ultime opere realizzate negli ultimi mesi e ho cercato di dare, diciamo, un senso, una coerenza all'ultima, diciamo, produzione, lavorando con delle colorazioni abbastanza uniformi per realizzare per dare vita proprio allo stile che si connota, insomma, in queste ultime pitture. Vengo da una parte, diciamo, più figurativa, e ora sono approdato un po' nella parte informale. Priesto in inna priestaca, tu moscinna tu stalla. Priesto in inna priestaca, tu moscinna tu stalla. Guaglio ca tiena, ca zumba tugliana così. Zomba ca piena, lu solo già stava trasi. Guaglio ca tiena, ca zumba tugliana così. Zomba ca piena, lu solo già stava trasi. Ogni giorno ve ne va, sempre tornata cai alla. Nella hall espone nuovamente Piero Panza, ovvero il Magritte di Champs sur les Bizans, come è stato soprannominato dopo il trasferimento del suo studio a Campi Bisenzio, dove ormai si è diventato uno degli artisti di riferimento di tutto il territorio, per la tua grande e lunga carriera nel mondo dell'arte. Caro Borghini, sei sempre gentile e pieno, direi, di bella attenzione, il che te ne ringrazio naturalmente. Sì, è vero, sono tornato qui al West Florence, come dire, alla frontiera praticamente, nel Far West quasi, e ne sono contento soprattutto per questo omaggio così ben congegnato e architettato al maestro Loffredo, che è una pietra, direi così, pesante per la cultura fiorentina e per noi artisti, per noi operatori delle arti visive. Quindi te ne sono grato. Una serata all'insegna della napoletanità. Tu sei un campano, anche se non sei di Napoli, sei no. della provincia di Salerno, ma stasera era dedicata all'intera tua regione, quindi una serata sia come per quanto riguarda la parte musicale, sia per quanto riguarda il menù. Stasera siamo riusciti, grazie anche alle opere di molti artisti partenopei, di ricreare questa magica atmosfera che per secoli è regnata a Napoli, anche se ora negli ultimi giorni questa atmosfera è compromessa da vicende che hanno poco di idilliaco. Sì, è vero, mi fa piacere che tu hai detto che sono un campano e non un napoletano, perché ognuno deve essere attaccato al proprio paese, non solo a quello nazionale, ma al paese dove lui è nato, perché solo dove è nato si sente cittadino, si sente le sue radici sono lì. Di solito il riferimento si fa alla città più grande vicino a noi, a Napoli, a Roma. No, io sono di un piccolo paese. E ricordiamo il nome di questo. Si chiama Controne, sì. Un paese poco distante da Eboli, il famoso Eboli di Levi, quindi Eboli è già un paese quasi disastrato. Figurati, al mio paese non è arrivato neanche Cristo. Si era già fermato alla stazione precedente. Prima, quindi questa è la faccenda, cara Borghini. Se non fosse per l'arte che ci tira su e ci aiuta a vivere, e queste manifestazioni come stasera, è rallegrata, devo dirlo, con grande intelligenza e capacità dal maestro Carra, grande esponente della canzone napoletana. La notte tutta dorma, e io che vuoi dormire, pensando a nenna mia, ma senta sciapuli, li quarta d'ore sonana. A una, due, a tre, io te voglio ben assai, e tu non pensa a me, io
de voglia ben assai e tu non piensa a me. Altro artista di provenienza partenopea, Milena Prestia, anche se le sue origini sono più a sud, sono in Sicilia, ma tu sei nata a Napoli, anche se ormai sei attiva artisticamente a Firenze da tantissimi anni, da sempre possiamo dire. Sì, dal 75 che sono a Firenze. Comunque niente, le mie origini siciliane mi portano praticamente tutte le estati di nuovo al mare, e quindi il mare è sempre presente, sempre presente nelle tue opere. E in questa mostra presento però una fuoriuscita dal mare, nel senso che ho dei piccoli voli o di farfalle o di gabbiani, e niente, sono i miei sogni, i miei desideri che si realizzano con i colori. Bene, le opere di Milena Prestia sono esposte all'ingresso del Centro Congressi CLAS. Come sa friccia che la luna chiena, lo mare ride, l'aria è serena, voi che facita miezza sta via, Santa Lucia, Santa Lucia, voi che facita miezza sta via, Santa Lucia, Santa Lucia. L'astro d'argento, placida è l'onda, prospero il vento. Venite all'agile barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. Venite all'agile barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. Della scultrice fiorentina Loretta Zagli Confalonieri ci siamo occupati recentemente in occasione di una sua mostra personale nella sede della Casa di Dante, dell'Associazione di Artisti, che da oltre un secolo tramanda una tradizione pittorica e scultorea legata alla nostra regione, con una pinacoteca che ci ricorda il passaggio dei grandi artisti toscani, da Signorini a Fattori e ai grandi che li hanno seguiti fino ad oggi. Una delle recenti mostre è stata tenuta proprio dalla signora Zagli Confalonieri all'interno della Casa di Dante, ce ne siamo occupati, l'abbiamo proposta ai nostri telespettatori ed oggi siamo lieti di poter presentare nuovamente le sculture della signora in occasione di questa sua mostra personale all'interno delle sale del West Florence. Ci vuol presentare le opere? Le opere sono astratte, e anche se io faccio il figurativo, però in questo periodo prediligo più l'astratto. Ho cominciato come pittrice e mi ritrovo ad essere scultrice perché sono più affascinata dalla materia e dalle forme. Soprattutto i materiali che lei predilige. Il legno, questa però legno e questa è terracotta, è trattata a bronzo. Mi piacerebbe anche scolpire la pietra, però è una cosa che ancora non sono riuscita, il marmo e la pietra che non sono ancora riuscita a fare, ma mi propongo di farlo in seguito. E quali sono i temi che lei scandaglia magari più approfonditamente? A me piace molto il futurismo, il cubismo e tutta l'arte moderna e l'essenzialità della forma. Io cerco di queste forme di ricercare l'essenzialità.
All'interno del ristorante Class sono collocate le opere di Rita Zampini, pittrice pratese, consigliera dell'associazione fra artisti Il Chiassino di Prato, della quale ci siamo occupati spesso in occasione di mostre collettive. Oggi abbiamo la possibilità di vedere un numero considerevole di sue opere. Quante sono in tutto? Nove quadri, tutti paesaggi, parecchi alberi. Le ultime cose ho fatto tutti sugli alberi. Bene. Alberi ovviamente della tua terra, del territorio pratese. No, anche un po' in giro per l'Italia. Cos'ha l'albero di così particolare da coinvolgerti in maniera così totale? Ma ho preso un periodo che mi piace, insomma, fare boschi. Nel giardino d'inverno sono presenti le opere di Carla Fossi, pittrice fiorentina, giovanissima, si è diplomata al liceo artistico e ha completato la sua preparazione all'Accademia di Belle Arti di Firenze, frequentando il corso di pittura del maestro Silvio Loffredo, al quale ovviamente oggi Carla Fossi, come gli altri artisti presenti, tributa il suo omaggio. Esprime con naturalezza le sue qualità nella pittura d'olio, sperimentando anche tempera acrilica, pastello e disegno a lapis chiaroscuro. Viene attratta dal fascino del trompe-l'œil e dalla decorazione che affina frequentando il corso di tecnica di chiaroscuro del maestro Cavallini. Dopo esperienze nella modellazione in cera per la realizzazione di gioielli, approda nel 2004 al Bisonte, al corso dell'età libera del maestro Manuel Ortega. Inizia a dedicarsi all'incisione con passione dal 2006, è socia dell'associazione artistica Gadarte, ha partecipato a svariate mostre suscitando promettenti consensi. Nel 2007 ha vinto il primo premio di grafica Cardo d'Argento e il terzo premio di pittura al secondo premio nazionale di Montecatini per la pittura, scultura e poesia. Il lungo servizio realizzato al West Florence sabato 26 ottobre 2008 si conclude laddove è iniziato, cioè nella sala del biliardo, dove sono esposte le opere del maestro Silvio Loffredo. La cerimonia di inaugurazione alla presenza dell'assessore Gianni si è tenuta alle 20, sono passate oltre 4 ore, finalmente questa lunga serata si è conclusa, finalmente per chi sta lavorando ovviamente. Noi con Eva Komorowska, organizzatrice degli eventi del West Florence, concludiamo come sempre il servizio. Nel mese di febbraio, ma alla fine di febbraio, continueremo con la prossima mostra. Sempre chi è interessato per esporre presso il ristorante Class e West Florence dovrebbe rivolgersi a noi oppure direttamente all'albergo. Io volevo annunciare che questa serata, probabilmente riassunto, andrà nella nostra pagina, nuova pagina dedicata all'arte su Metropoli Day, che esce ogni venerdì sull'edicola di Firenze, di Piana e dintorni di Firenze, e sarà inserita nella pagina di Metropoli e nella pagina Incontri con l'arte.
discorso sull'informale vivo, e questo è un giovane rappresentante sicuramente degno di nota per questo motivo, e non solo, perché ha una mano che tu vedi, che i telespettatori possano vedere, notevole. Bene, è la prima volta che fa la sua comparsa nei nostri incontri con l'arte Filippo Maria Topi, quindi gli chiediamo un'autopresentazione a beneficio dei nostri telespettatori. Intanto ringrazio Ferri per i complimenti che mi ha fatto ora, e praticamente ho portato l'ultima opera realizzata negli ultimi mesi e ho cercato di dare, diciamo, un senso, una coerenza all'ultima, diciamo, produzione, lavorando con delle colorazioni abbastanza uniformi per realizzare per dare vita proprio allo stile che si connota, insomma, in queste ultime pitture. Vengo da una parte, diciamo, più figurativa, e ora sono approdato un po' nella parte informale. Priesto in priesta ca, tu moscina tu stalla. Priesto in priesta ca, tu moscina tu stalla. Guaglio ca tiena ca zumba tu giana così. Zumba ca viena, lo solo già stava trasi. Guaglio ca tiena ca zumba tu giana così. Zumba ca vieno, lo solo già stava trasi. Ogni giorno ve ne va, sempre tornata a là. Nella hall espone nuovamente Piero Panza, ovvero il Magritte di Champs sur le Bisance, come è stato soprannominato dopo il suo trasferimento, del suo studio a Campi Bisenzio, dove ormai si è diventato uno degli artisti di riferimento di tutto il territorio, per la tua grande e lunga carriera nel mondo dell'arte. Caro Borghini, sei sempre gentile e pieno, direi, di bella attenzione, il che te ne ringrazio naturalmente. Sì, è vero, sono tornato qui al West Florence, come dire, alla frontiera praticamente, nel Far West quasi, e ne sono contento soprattutto per questo omaggio così ben congegnato e architettato al maestro Loffredo, che è una pietra, direi così, pesante per la cultura fiorentina e per noi artisti, per noi operatori delle arti visive. Quindi te ne sono grato. Ma una serata all'insegna della napoletanità. Tu sei un campano, anche se non sei di Napoli, sei no. della provincia di Salerno, ma stasera era dedicata all'intera tua regione, quindi una serata sia come per quanto riguarda la parte musicale, sia per quanto riguarda il menù. Stasera siamo riusciti, grazie anche alle opere di molti artisti partenopei, di ricreare questa magica atmosfera che per secoli è regnata a Napoli, anche se ora negli ultimi giorni questa atmosfera è compromessa da vicende che hanno poco di idilliaco. Sì, è vero, mi fa piacere che tu hai detto che sono un campano e non un napoletano, perché ognuno deve essere attaccato al proprio paese, non solo a quello nazionale, ma al paese dove lui è nato, perché solo dove è nato si sente cittadino, si sente le sue radici sono lì. Di solito il riferimento si fa alla città più grande vicino a noi, a Napoli, a Roma, no. Io sono di un piccolo paese. E ricordiamo il nome di questo. Si chiama Controne, sì. Un paese poco distante da Eboli, il famoso Eboli di Levi, quindi Eboli è già un paese quasi disastrato. Figurati, al mio paese non è arrivato neanche Cristo. Cristo si era già fermato alla stazione precedente. Prima, quindi questa è la faccenda, cara Borghini. Se non fosse per l'arte che ci tira su e ci aiuta a vivere, e queste manifestazioni come stasera, è rallegrata, devo dirlo, con grande intelligenza e capacità dal maestro Carra, grande esponente della canzone napoletana. La notte tutta dorma là, e io che vuoi dormire, pensando a nenna mia, ma senta sciavuli, li quarta d'ora sonana. A una, due, a tre, io te voglio ben assai, e tu non pensa a me, io te voglio ben assai,
e tu non piensa a me. Altro artista di provenienza partenopea, Milena Prestia, anche se le sue origini sono più a sud, sono in Sicilia, ma tu sei nata a Napoli, anche se ormai sei attiva artisticamente a Firenze da tantissimi anni, da sempre possiamo dire. Sì, è dal 75 che sono a Firenze. Comunque niente, le mie origini siciliane mi portano praticamente tutte le estati di nuovo al mare, e quindi il mare è sempre presente. Sempre presente nelle tue opere. E in questa mostra presento però una fuoriuscita dal mare, nel senso che ho dei piccoli voli o di farfalle o di gabbiani, e niente, sono i miei sogni, i miei desideri che si realizzano con i colori. Bene, le opere di Milena Prestia sono esposte all'ingresso del Centro Congressi CLAS. Come sa friccia che la luna chiena, lo mare ride, l'aria è serena, voi che facita miezza sta via, Santa Lucia, Santa Lucia, voi che facita miezza sta via, Santa Lucia, Santa Lucia. L'astro d'argento, placida è l'onda, prospero il vento. Venite all'agile barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. Venite all'agile barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. Della scultrice fiorentina Loretta Zagli Confallonieri ci siamo occupati recentemente in occasione di una sua mostra personale nella sede della Casa di Dante, dell'Associazione di Artisti, che da oltre un secolo tramanda una tradizione pittorica e scultorea legata alla nostra regione, con una pinacoteca che ci ricorda il passaggio dei grandi artisti toscani, da signorini a fattori e ai grandi che li hanno seguiti fino ad oggi. Una delle recenti mostre è stata tenuta proprio dalla signora Zagli Confallonieri all'interno della Casa di Dante, ce ne siamo occupati, l'abbiamo proposta ai nostri telespettatori ed oggi siamo lieti di poter presentare nuovamente le sculture della signora in occasione di questa sua mostra personale all'interno delle sale del West Florence. Ci vuol presentare le opere? Le opere sono astratte, e anche se io faccio il figurativo, però in questo periodo prediligo più l'astratto. Ho cominciato come pittrice e mi ritrovo ad essere scultrice perché sono più affascinata dalla materia e dalle forme. Soprattutto i materiali che lei predilige. Il legno, questa però legno e questa è terracotta trattata a bronzo. Mi piacerebbe anche scolpire la pietra, però è una cosa che ancora non sono riuscita, il marmo e la pietra che non sono ancora riuscita a fare, ma mi propongo di farlo in seguito. E quali sono i temi che lei scandaglia magari più approfonditamente? A me piace molto il futurismo, il cubismo e tutta l'arte moderna e l'essenzialità della forma. Io cerco di queste forme di ricercare l'essenzialità.
All'interno del ristorante Class sono collocate le opere di Rita Zampini, pittrice pratese, consigliera dell'associazione fra artisti Il Chiassino di Prato, della quale ci siamo occupati spesso in occasione di mostre collettive. Oggi abbiamo la possibilità di vedere un numero considerevole di sue opere. Quante sono? Nove quadri, tutti paesaggi, parecchi alberi. Le ultime cose ho fatto tutti sugli alberi. Bene. Alberi ovviamente della tua terra, del territorio pratese. No, anche un po' in giro per l'Italia. Cos'ha l'albero di così particolare da coinvolgerti in maniera così totale? Ma ho preso un periodo che mi piace, insomma, fare boschi. Nel giardino d'inverno sono presenti le opere di Carla Fossi, pittrice fiorentina, giovanissima, si è diplomata al liceo artistico e ha completato la sua preparazione all'Accademia di Belle Arti di Firenze, frequentando il corso di pittura del maestro Silvio Loffredo, al quale ovviamente oggi Carla Fossi, come gli altri artisti presenti, tributa il suo omaggio. Esprime con naturalezza le sue qualità nella pittura d'olio, sperimentando anche tempera acrilica, pastello e disegno a lapis chiaroscuro. Viene attratta dal fascino del trompe-l'œil e dalla decorazione che affina frequentando il corso di tecnica di chiaroscuro del maestro Cavallini. Dopo esperienze nella modellazione in cera per la realizzazione di gioielli, approda nel 2004 al Bisonte, al corso dell'età libera del maestro Manuel Ortega. Inizia a dedicarsi all'incisione con passione dal 2006, è socia dell'associazione artistica Gadarte, ha partecipato a svariate mostre suscitando promettenti consensi. Nel 2007 ha vinto il primo premio di grafica Cardo d'Argento e il terzo premio di pittura al secondo premio nazionale di Montecatini per la pittura, scultura e poesia. Il lungo servizio realizzato al West Florence sabato 26 ottobre 2008 si conclude laddove è iniziato, cioè nella sala del biliardo, dove sono esposte le opere del maestro Silvio Loffredo. La cerimonia di inaugurazione alla presenza dell'assessore Gianni si è tenuta alle 20, sono passate oltre 4 ore, finalmente questa lunga serata si è conclusa, finalmente per chi sta lavorando ovviamente. Noi con Eva Komorowska, organizzatrice degli eventi del West Florence, concludiamo come sempre il servizio. Nel mese di febbraio, ma alla fine di febbraio, continueremo con la prossima mostra. Chi è interessato per esporre presso il ristorante Class e West Florence dovrebbe rivolgersi a noi oppure direttamente all'albergo. Io volevo annunciare che questa serata, probabilmente riassunto, andrà nella nostra pagina, nuova pagina dedicata all'arte su Metropoli Day, che esce ogni venerdì sull'edicola di Firenze, di Piana e dintorni di Firenze, e sarà inserita nella pagina di Metropoli e nella pagina Incontri con l'arte.
Comunque, niente, le mie origini siciliane mi portano praticamente tutte le estati di nuovo al mare, e quindi il mare è sempre presente, nelle tue opere. E in questa mostra presento però una fuoriuscita dal mare, nel senso che ho dei piccoli voli o di farfalle o di gabbiani, e niente, sono i miei sogni, i miei desideri che si realizzano con i colori. Bene, le opere di Milena Prestia sono esposte all'ingresso del Centro Congressi CLAS. Sa friccia che la luna chiena, lo mare ride, l'aria è serena, voi che facita miezza sta via, Santa Lucia, Santa Lucia, voi che facite miezza sta via, Santa Lucia, Santa Lucia. L'astro d'argento, placida è l'onda, prospero il vento. Venite all'agile barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. Venite all'agile barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. Della scultrice fiorentina Loretta Zagli Confalonieri ci siamo occupati recentemente in occasione di una sua mostra personale nella sede della Casa di Dante, dell'Associazione di Artisti, che da oltre un secolo tramanda una tradizione pittorica e scultorea legata alla nostra regione, con una pinacoteca che ci ricorda il passaggio dei grandi artisti toscani, da Signorini a Fattori e ai grandi che li hanno seguiti fino ad oggi. Una delle recenti mostre è stata tenuta proprio dalla signora Zagli Confalonieri all'interno della Casa di Dante, ce ne siamo occupati, l'abbiamo proposta ai nostri telespettatori ed oggi siamo lieti di poter presentare nuovamente le sculture della signora in occasione di questa sua mostra personale all'interno delle sale del West Florence. Ci vuol presentare le opere? Le opere sono astratte, e anche se io faccio il figurativo, però in questo periodo prediligo più l'astratto. Ho cominciato come pittrice e mi ritrovo ad essere scultrice perché sono più affascinata dalla materia e dalle forme. Soprattutto i materiali che lei predilige. Il legno, questa però legno e questa è terracotta, è trattata a bronzo. Mi piacerebbe anche scolpire la pietra, però è una cosa che ancora non sono riuscita, il marmo e la pietra che non sono ancora riuscita a fare, ma mi propongo di farlo in seguito. E quali sono i temi che lei scandaglia magari più approfonditamente? A me piace molto il futurismo, il cubismo e tutta l'arte moderna e l'essenzialità della forma. Io cerco di queste forme di ricercare l'essenzialità. All'interno del ristorante CLAS sono collocate le opere di Rita Zampini, pittrice pratese, consigliera dell'associazione fra artisti Il Chiassino di Prato, della quale ci siamo occupati spesso in occasione di mostre collettive. Oggi abbiamo la possibilità di vedere un numero considerevole di sue opere. Quante sono in tutto? Nove quadri, tutti paesaggi, parecchi alberi. Le ultime cose ho fatto tutti sugli alberi.
Bene. Alberi ovviamente della tua terra, del territorio pratese. No, del... anche un po' in giro per l'Italia. Cos'ha l'albero di così particolare da coinvolgerti in maniera così totale? Ma ho preso un periodo che mi piace, insomma, fare boschi. Nel Giardino d'Inverno sono presenti le opere di Carla Fossi, pittrice fiorentina, giovanissima, si è diplomata al liceo artistico e ha completato la sua preparazione all'Accademia di Belle Arti di Firenze, frequentando il corso di pittura del maestro Silvio Loffredo, al quale ovviamente oggi Carla Fossi, come gli altri artisti presenti, tributa il suo omaggio. Esprime con naturalezza le sue qualità nella pittura d'olio, sperimentando anche tempera acrilica, pastello e disegno a lapis chiaroscuro. Viene attratta dal fascino del trompe-l'œil e dalla decorazione che affina frequentando il corso di tecnica di chiaroscuro del maestro Cavallini. Dopo esperienze nella modellazione in cera per la realizzazione di gioielli, approda nel 2004 al Bisonte, al corso dell'età libera del maestro Manuel Ortega. Inizia a dedicarsi all'incisione con passione dal 2006, è socia dell'associazione artistica Gadarte, ha partecipato a svariate mostre suscitando promettenti consensi. Nel 2007 ha vinto il primo premio di grafica Cardo d'Argento e il terzo premio di pittura al secondo premio nazionale di Montecatini per la pittura, scultura e poesia. Il lungo servizio realizzato al West Florence sabato 26 ottobre 2008 si conclude laddove è iniziato, cioè nella sala del biliardo, dove sono esposte le opere del maestro Silvio Loffredo. La cerimonia di inaugurazione alla presenza dell'assessore Gianni si è tenuta alle 20, sono passate oltre 4 ore, finalmente questa lunga serata si è conclusa, finalmente per chi sta lavorando ovviamente. Noi con Eva Komorowska, organizzatrice degli eventi del West Florence, concludiamo come sempre il servizio. Nel mese di febbraio, alla fine di febbraio, continueremo con la prossima mostra, sempre chi è interessato per esporre presso ristorante Class e West Florence dovrebbe rivolgersi a noi oppure direttamente all'albergo. E io volevo annunciare che questa serata, probabilmente riassunto, andrà in nostra pagina, nuova pagina dedicata all'arte su Metropoli Day, che esce ogni venerdì sull'edicola di Firenze, di Piana e dintorni di Firenze, e sarà inserita nella pagina di Metropoli e nella pagina Incontri con l'arte.
Ho preso un periodo che mi piace, insomma, fare boschi. Nel Giardino d'Inverno sono presenti le opere di Carla Fossi, pittrice fiorentina, giovanissima, si è diplomata al liceo artistico e ha completato la sua preparazione all'Accademia di Belle Arti di Firenze, frequentando il corso di pittura del maestro Silvio Loffredo, al quale ovviamente oggi Carla Fossi, come gli altri artisti presenti, tributa il suo omaggio. Esprime con naturalezza le sue qualità nella pittura d'olio, sperimentando anche tempera acrilica, pastello e disegno a lapis chiaroscuro. Viene attratta dal fascino del trompe-l'œil e dalla decorazione che affina frequentando il corso di tecnica di chiaroscuro del maestro Cavallini. Dopo esperienze nella modellazione in cera per la realizzazione di gioielli, approda nel 2004 al Bisonte, al corso dell'età libera del maestro Manuel Ortega. Inizia a dedicarsi all'incisione con passione dal 2006, è socia dell'associazione artistica Gadarte, ha partecipato a svariate mostre suscitando promettenti consensi. Nel 2007 ha vinto il primo premio di grafica Cardo d'Argento e il terzo premio di pittura al secondo premio nazionale di Montecatini per la pittura, scultura e poesia. Il lungo servizio realizzato al West Florence sabato 26 ottobre 2008 si conclude laddove è iniziato, cioè nella sala del biliardo, dove sono esposte le opere del maestro Silvio Loffredo. La cerimonia di inaugurazione alla presenza dell'assessore Gianni si è tenuta alle 20, sono passate oltre 4 ore, finalmente questa lunga serata si è conclusa, finalmente per chi sta lavorando ovviamente. Noi con Eva Komorowska, organizzatrice degli eventi del West Florence, concludiamo come sempre il servizio. Nel mese di febbraio, alla fine di febbraio, continueremo con la prossima mostra, sempre chi è interessato per esporre presso ristorante Class e West Florence dovrebbe rivolgersi a noi oppure direttamente all'albergo. E io volevo annunciare che questa serata, probabilmente riassunto, andrà in nostra pagina, nuova pagina dedicata all'arte su Metropoli Day, che esce ogni venerdì sull'edicola di Firenze, di Piana e dintorni di Firenze, e sarà inserita nella pagina di Metropoli, nella pagina Incontri con l'arte.